È partita dalla prefettura di Reggio Calabria alla visita del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella nostra regione. Conte è stato accolto dal prefetto di Reggio Michele Di Bari, dal presidente della regione Mario Oliverio e dal sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà. Come primo atto della sua visita, Conte ha posto la sua firma sul registro per la cittadinanza consapevole nell'atrio del Palazzo del Governo. Quindi si è fermato a parlare con i giornalisti. È una visita che arriva con ritardo perché l'avrei voluta fare prima. La Calabria è una regione un po' trascurata per ragioni geografiche, per ragioni di collegamenti sia del sistema viario e ferroviario. E quindi volevo dare la testimonianza dell'attenzione dell'autorità di governo, sono già venuti dei ministri ovviamente, ma anche del Presidente del Consiglio verso questa regione. È una regione molto sofferente, con grave disagio sociale, ne siamo perfettamente consapevoli. C'è da testimoniare l'attenzione dell'autorità di governo per quanto riguarda il rispetto della legalità. La magistratura, le forze dell'ordine stanno lavorando molto bene, stanno conseguendo, come sapete, risultati molto importanti, ma non dobbiamo trascurare il fatto che l''Ndrangheta sia un'organizzazione di tipo mafioso tra le più virulente e tra le più insidiose anche per quanto riguarda la penetrazione del tessuto economico e sociale. Ma questa è una regione che ovviamente non può, ecco, essere solo tacciata per quanto riguarda la legalità, ma deve essere una regione che deve essere accompagnata nello sviluppo economico, nello sviluppo sociale, nella crescita economica e nello sviluppo sociale. Il dato che molto colpisce tra i tanti è quello che tra il 2006 e il 2016 ben 26.000 giovani laureati hanno abbandonato questo territorio. Questo significa perdita di capitale umano, come pure la grande e ampia diffusione della povertà. La soglia di povertà è diffusissima, una famiglia su tre può considerarsi povera. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare tanto, il sistema sanitario è un sistema che va reso molto più efficiente. Andrà via scura. Guardi, stiamo studiando, io adesso, questa è una prima breve testimonianza di questa attenzione, stiamo raccogliendo una serie di dati, stiamo cercando di elaborare dei programmi di sviluppo, io tornerò, a gennaio tornerò e sarò qui, mi fermerò più a lungo. Ecco, ma il commissario della sanità sarà tolto. Il commissario, ci stiamo lavorando.